C'erano una volta anche i cani a bordo dei velieri. Oggi i velieri non ci sono più, o quasi. E anche i cani che vivono sulle navi sono sempre più rari. Oggi siamo venuti a ricostruire un grande evento. Il salvataggio dell'uomo a mare da parte dei cani Terranova. È la prima volta che questo avviene dopo anni. Questa nave, questo veliero della Marina Militare Italiana, la Palinuro, è stato messo a disposizione della Scuola Italiana di Cani da Salvataggio proprio per ricostruire questo grande lavoro da parte dei cani. Oggi i tempi sono cambiati e il posto dei velieri lo hanno preso gli elicotteri, ma i cani sono sempre lì, in prima linea. E così Terranova, che una volta si lanciavano in mare da una nave per salvare i naufraghi, oggi si tuffano addirittura da un elicottero per portare a riva l'uomo in pericolo. Oggi sono molti i cani che si esercitano ai corsi di salvataggio in acqua. Oltre ai Terranova ci sono Labrador, c'è un Rottweiler e c'è anche Lord, questo piccolo Terranova che si prepara per il futuro. Questi cani sono dei veri e propri eroi. Ma attenzione, per loro tutto questo è un gioco. Deve essere un gioco. Altrimenti, come si potrebbero spingere degli animali a cimentarsi in tutte queste operazioni così strane per loro? E a giocare, insieme a loro, ci deve essere sempre il loro amico uomo, che è anche il proprietario, oltre che il conduttore. E a un certo punto, quello che per loro è un gioco, diventa anche il modo per salvare una vita. Oggi ci sono anche nuove tecniche. Il conduttore agguanta il naufrago e si fa portare a riva dal cane, risparmiando così forze preziose per tenere a bada il malcapitato. È incredibile essere salvati da un cane. È una sensazione bellissima. Anche questi cani hanno, come dire, una vita privata. E in casa, in famiglia, vivono sempre in compagnia del proprietario e del suo affetto, proprio come tutti gli altri animali. Perché la vita di un cane, come quella di un uomo, non si esaurisce nel suo lavoro. Uscire con i cani è bellissimo. Sanno che stare insieme al padrone è una cosa bella, si fanno cose belle, si va a giocare, si va a passeggio. Per i cani, veramente, vive con il proprio padrone, divide tutti i giorni la vita insieme, in comune è il massimo. La giornata è stupenda. Allora è proprio vero. Oggi usciamo in mare sul veliero coi cani. Bar al centro! Via così! I cani hanno preso subito confidenza con questo mastodonte su cui stanno navigando, il veliero. Anche se ce n'è qualcuno che non tollera tutta questa agitazione solo per aprire le vele. Comunque, dopo aver effettuato tutte le operazioni per l'uscita in mare, il clima si rasserena. L'impressione è ottima, vedo che si stanno muovendo bene. Le manovre a vela su queste navi sono complesse, però un posto per il cane perché no? Noi, essendo appunto delle persone che fanno parte di un quadro permanente, riguarda l'aspetto appunto della carriera, nell'ambito della Marina Militare, sappiamo benissimo che abbiamo un ruolo, dobbiamo rispettarlo, ci dobbiamo muovere entro determinati limiti, quindi anzi, ci hanno tenuto compagnia, una simpaticissima compagnia. Ok, ci siamo. E adesso vediamo come se la cavano questi cani a salvare l'uomo a mare. Uomo a mare! Uomo a mare, lato sinistro! Tutta la barra a sinistra! Emergenza alla vela! Tutta la barra!
terra a sinistra, emergenza alla vela! Ce l'abbiamo fatta! Bravissima Lisa! È incredibile! Mi ha preso la mano con delicatezza. Poi devo dire che ha stretto un po'. Però è stata bravissima.